possibile, è un mio personale omaggio ad un grandissimo compositore che seppe piangere ed amare, come si usa dire, per l'intero universo femminile, ma anche per quella parte del mondo maschile che sa rispettare l'altra metà del cielo. Addirittura il machismo fu esecrato nei suoi melodrammi, nei suoi drammi in musica. Senza rinnegare il passato, seppe precorrere la modernità della musica dei nostri giorni, cantando, come diceva, piccole anime dei grandi amori, ma nobilitandole talmente da renderle nobili anime dai nobili amori. È per questo che ancora oggi mi inchino a lui.